in presenza, che di questo si tratta, di volenterosi, alla luce di un paese che non è allenato a questi appuntamenti. Io lo ponevo da questo qualche settimana fa, in un incontro che l'amministrazione comunale ha organizzato al santuario di Santa Maria. Lo posi là, forse mi incontro, il problema della partecipazione, che a me pare essere il problema di fondo del nostro paese, in questa comunità. Ci sarebbero tanti motivi, ma non è la serata per raccontarli tutti. Certo, per uno della mia generazione, passare da una grande, eccessiva, per non dire noiosa, partecipazione, che qui a San Nicola, per chi non lo sa, la partecipazione c'è stata in passato, e anche molta. Mi riferisco dagli anni dal 67 in poi, fino al 75-76, poi è andato scemando. Ora, fino a quando era analfabeti, quando poi arrivare un professore universitario. Stranamente questa comunità si è passata da una grande, eccessiva partecipazione a una partecipazione molto scarsa. Mi riferisco a queste iniziative, che poi è chiaro, ai lutti, ai matrimoni o ad altre cose, là il discorso è di altra natura. Però, noi, per quanto ci riguarda, cerchiamo di costruirla o di costruirla, non come allora perché i tempi sono cambiati davvero, ma cerchiamo di costruire una partecipazione minima, dignitosa, per un paese come il nostro che ha una tradizione, come dicevo. Non è possibile accettare passivamente questo grado di partecipazione, non è possibile per nessuno, dalla cima al fondo, non è possibile. D'altra parte poi non dobbiamo lamentarci se vi sono certi risultati, se non partecipiamo a certi appuntamenti, specie quelli di natura culturale, ma non partecipa la gente neanche ai consigli popolari o alle riunioni politiche, per quanto ne so. Non c'è partecipazione. E allora, qua, ma ripeto, non è questa la sede, no? È l'occasione per affrontare, per approfondire questo aspetto. Ma voglio dire a me stesso per dire che è spiacevole come ieri sera, anche stasera, vi sia questa insensibilità, voglio chiamarla così, da parte della nostra comunità. Io per quanto mi riguarda non guardo la targa, c'è un'iniziativa culturale, vado, partecipo, posso... Poi il colore. Ecco, non mi interessa il colore, poi c'è quando parlo, c'è quando non parlo, c'è quando parlo male e farei bene a stare zitto e c'è quando dovrei dire qualcosa in più. Altri evidentemente tengono conto anche di questo. Se il manifesto è targato X, magari lo compiono uno sforzo e arrivano e si fanno vedere. Se è targato Y, invece non. Ma la gradita presenza del professore Ugo, del professore Foca questa sera ci consente di affrontare un tema a noi molto vicino. Questo di Rocca Gigia, sono le nostre origini, parliamo delle nostre origini, non sono così inventate. E lo facciamo con uno studioso che non si improvvisa, non è questo è il primo impegno del professore Foca in materia, la sua è una musicistica abbastanza diffusa, specialistica ad alti livelli, quindi le sue ricerche non sono tanto per farle, tanto per pubblicare libri, non è uno che ama
sporcare i tuoi indicati. E io che prima di metterlo un pensiero per iscritto, lo sporco, ci pensa 10.000 volte, perché vive in un ambiente dove non può permettersi il lusso di dire una cosa per un'altra. D'altra parte, anche qua, c'è il professore dottor Amore questa sera, vi salutiamo pure, che su Roccangitola gli studi li ha fatto in passato e li sta facendo. Credo che qui in paese sull'argomento sia la massima autorità per gli studi, ripeto, che ha fatto e che sta facendo. E lavorare, ricercare su questo argomento Roccangitola, bisogna andare pure con i piedi di piombo, perché c'è il rischio di cadere dall'altra parte del letto e quindi di scatenare un treno, come si dice, perché ci sono enormi contraddizioni, enormi posizioni differenti, non di poco conto, non di lieve entità, e anche a livelli grossi, mi permetto di dire anche accademici. Quindi noi questa sera non pensiamo, non abbiamo la presunzione di sviscerare tutto e finalmente di dirvi la verità su Crissa, su Roccangitola, ognuno se la dica come vuole, fermo restando che vorremmo che sotto il titolo chiunque lo metta vi fossero i contenuti, i documenti, le dimostrazioni, perché se no non facciamo storia, se no facciamo passatempo, facciamo chiacchiere e così la storia non si scrive. È un argomento, ripeto e concludo, che merita non solo l'attenzione di questa sera da parte nostra, ma credo che merita, per una comunità come la nostra, merita un'attenzione continua, costante, questa materia, questo argomento. Noi cercheremo di farlo nell'ambito di questa iniziativa delle associazioni della Valle della Gitola. Per chi non ha letto il nostro comunicato di stampa, diciamo che è partita un'iniziativa tra le associazioni culturali di San Nicola e le associazioni culturali di Monte Rosso, tendenti a coinvolgere tutte le associazioni culturali presenti nella Valle della Gitola, quindi almeno nei 9 comuni che ricadono in questa valle. Se ce ne fa comunque non guasta, non staremo là con un metro, con un millimetro per vedere se ricade di qua o ricade di là, figuriamoci se. Tanto non dobbiamo deliberare nulla in materia economica, perché continueremo a vivere sul soldo del volontariato. E questo gruppo di associazioni che ha già manifestato la propria adesione, la propria disponibilità, ha tra le altre cose il compito di scavare su questo argomento, di coinvolgere quanti più studiosi è possibile per sapere, non dico tutto, ma qualcosina di più rispetto a quello che si è detto. Perché seppure noi dovessimo continuare, seppure oggi ci dovesse continuare a ripetere le solite cose che hanno già detto e ripetuto gli storici classici, a iniziare dal nostro Tranquillo, a finire al Barrio e compagnia Cristo, beh, insomma, che stiamo a fare noi qua? È possibile che dal Tranquillo o dal Barrio ad oggi non sia venuta fuori una sola carta di nuovo, un documento nuovo? È possibile che nessuno ha trovato la forza per promuovere una serie e una seria campagna di scavo su Roccangitola e via dicendo? Sono interrogativi che
circolano tra di noi in continuazione. Cercheremo di affrontarli nel miglior modo, con quanta più gente disponibile, sperando anche nel contempo, lungo questo tragitto, di svegliare qualche grammo di partecipazione seria alle iniziative culturali. Quindi grazie ancora, passo la parola a Nicola. Grazie a Bruno per l'introduzione. Questa è un'iniziativa culturale organizzata qui a San Nicola da parte della Barcunata, Calabria TV e la Filitalia International Chapter di Valencia, con la collaborazione del Comune di San Nicola, che ha concesso il patrocinio e da parte del sito www.francavillangitola.it. È un'iniziativa che va oltre il rapporto storico che Focaccetta dà alla Valle dell'Angitola, perché racconta con documenti alla mano quello che effettivamente ci appartiene, la storia che ci appartiene. Un grazie anche a Toto Dalvolo, che ha accettato di buon grado, nonostante avessero chiamato all'ultimo minuto ad essere qua con noi a discutere sulle memorie del drago, saggi di monografia e documenti su Francavillangitola. Io ho dato un'occhiata qualche settimana fa, quando Foca mi regalò questo volume, anche perché scrissi per il quotidiano un articolo di recensione, e leggere in un libro la storia del mio paese scritta da uno di Francavilla, e questo mi fa molto piacere, non lo nascondo, anche se io adesso comincio a pensare più a non ragionare in termini localistici. È inutile soffermarci su San Nicola piuttosto che Capistrano, Monterosso o agli altri paesi. Io penso che dobbiamo cominciare a ragionare sull'Angitolano, perché è una vasta area piena di storia, piena di memorie, come dice pure Foca nel libro, ma soprattutto formata da comunità, le comunità che devono e hanno l'obbligo di migliorarsi e di uscire da un'enfasi che purtroppo, lo testimoniano le parole di Bruno prima, anche altre volte l'abbiamo sottolineato, di una mancata partecipazione ai momenti culturali. Io una cosa ci tengo a dirlo, ho preso l'impegno con la Barcunata, dato che si parla di San Nicola titolare, Calabria TV già qualcosa più ampio, e lo porteremo a termine. Noi che si possono togliere questa illusione, anche se ci sarà solo una persona ad ascoltarci, noi promuoveremo la cultura. Finché il Comune ci darà l'autorizzazione a presentare questi libri e questi lavori nei loro locali, li ringrazieremo. Quando cominceranno a farlo, troveremo altre sedi. Mai fermarsi alle difficoltà, mai fermarsi a chi la pensa diversamente. Il confronto è molto di più, è la cultura che aiuta a confrontarsi. Anche perché quando non la pensi diversamente, la prima cosa che si dovrebbe fare è l'ascolto e poi decidere se la linea è quella giusta, e se non la si condivide, pazienza. Però nemmeno situazioni spiacevoli, anzi ce ne scusiamo anche con Foca, merita sicuramente un pubblico più ampio, però io dico sempre una cosa: grazie a quella ceggiola ci seguono nel mondo, quindi non ti preoccupare. E dice che da una goccia alla fine può scaturire un fiume, e questo fiume della cultura dovrà aiutare i nostri paesi. Quindi per noi è un motivo di, non dico di orgoglio, perché è una parola un pochino forte, un pochino che può essere strana da interpretare, però un momento bello, perché discutiamo della nostra storia.
discutiamo della nostra storia anche grazie a Toto Gallolo, che su Crissa, sul Rock and Gidola, gli studi, come diceva Bruno, ne ha compiuti parecchi, quindi, e anche su questo libro, anche se ha avuto tanto, poco tempo per leggerlo, però credo che il Sud ce l'ha in mano, quindi possiamo parlare anche di queste origini, specialmente di queste origini dei nostri paesi, tutti i figli, si diceva tutti i figli di Rock and Gidola, io credo tutti i figli di Crissa, o di cosa poi. Allora, ho cominciato a interessarmi di storia quando avevo appena 20-21 anni. Ho pubblicato la prima opera nel 1953. I 32 anni sono stati spesi tutti nella lettura. Questo è sinonimo, permettetemi, se sono immodesto, di serietà. Perché è stata quella lettura che mi ha consentito di bacchettare, ma non in maniera abbastanza pesante, qualche, e più di qualche, alcuni accademici. Io capisco bene che chi segue il corso sonorum universitario è costretto a pubblicare agli ossi, perché viene incalzato dai concorrenti, dagli avversari, dalle circostanze accademiche, però incorrere in certe macroscopiche, madornali, bestiali, inesattezze, è davvero, direi, quasi per poli che poco, è come bestemmiare Dio. Che cosa ho fatto in questi 32 anni? Non sto parlando di me, sto parlando del libro dell'amico Foca, che ho letto. Non ho letto tutto quanto, perché per leggere un libro non ci vuole molto, ci vogliono, per approfondirlo ci vuole una mezza giornata, per leggerlo ci vuole un escursus veloce, capire l'inizio e la fine, vedere un pochettino i titoli e soprattutto l'indice. Se l'indice analitico per argomenti, per materie trattate, per cose notevoli, tanto bene, il libro si legge in 4 minuti. Perché quando voi trovate nell'indice analitico citazioni come Barrio, Fiore, Marafioti e Domenico Martiri pur in parte, se la citazione è attinente, riguarda qualcosa di opinabile nel corso dei millenni, può essere accettata. Vi spiego con un esempio. Barrio dice, per esempio, che a Capistrano c'erano un tipo di cultura. Chi va a verificarlo adesso dopo 1571? Siamo quasi a 5 secoli, se questo è vero o non è vero. Quindi, se dice, per esempio, che il fiume tal di tal passava, ecco, per Belcastro, allora si chiamava, abbiamo un nome proprio derivanti dal greco che adesso mi sfugge, può anche essere, perché nel corso dei millenni il corso dei fiumi, l'alveo dei fiumi, il letto dei fiumi può spostarsi per via di vari movimenti tettonici. Ma quando Barrio mi dice che Cosenza è stata fondata da Ercole e che San Tommaso d'Aquino nasce a Belcastro, l'ho citato poc'anzi non a caso, perché esiste davvero una famiglia d'Aquino, ebbene, allora lì è da buttare nell'immondizia il Barrio. E chi legge il Barrio? Scusi, dottore, indicava addirittura San Nicola come la capitale del Principato. Sì, ma un salto di bestialità. Ha scritto molto sul Barrio, notizie molto interessanti, mi sono costato tanto andarla a trovare presso la biblioteca romana di Castro Pretorio lì. Sono vicino, io non conosco Roma, vicino Stazione Termini, Vito Giuseppe Galati, un nostro compaesano, che strano a dirsi, ha dedicato molte pagine. Io che cosa ho fatto? Ho raccolto questi studi di Vito Giuseppe Galati, di tutti i grandi, persino un Croce si interessa al Barrio, di tutti i bibliografi, l'ultimo dei quali, diciamo, passi pure, Gustavo Valenti,
non è il più grande, ma è il più recente, uno dei più moderni. E nessuno di questi esalta Barrio, tutti lo condannano aspramente. L'unica indulgenza, l'unica attenuante che si può concedere al Barrio è questo. Siccome il Barrio viveva ai tempi del mancato Papa nel Concilio di Trento 1535-1553, sto parlando del guardavallese cardinale Guglielmo Sirleto, siccome il Barrio, anzi c'è chi dice che l'opera sua di antichità di Tito Palabri sia stata composta proprio da Guglielmo Sirleto, ma non fosse mai che un principe della Chiesa potesse distogliere quei tempi, come se fosse peccato oggi proprio, la sua attenzione dalla cura pastorale delle anime per dedicarsi ad attività mondane. La cosa è chiara però, bisognava edulcorare, indorare la pillola, far vedere la Calabria in maniera diversa da come era stata vista, abitata da mostri, abitata da agenti sanguinari, eccetera. E quindi l'esagerazione, l'enfasi, tutti i discorsi apologetici che il Barrio può aver fatto possono anche star bene, perché ripeto, al di là del fatto che non disponeva il Barrio al suo tempo di tutti i mezzi multimediali di oggi, eccetera, eccetera, aveva almeno come obiettivo quello di inventare cose per portare almeno a pareggio, diciamo, la nomea, il nomen, per dire la latina, della Calabria. Pensiamo al Goethe, che quando a fine Settecento doveva andare a visitare il resto della Magna Grecia in Sicilia, se rinunce, non vuole passare dalla Calabria, prese un piroscopo a Napoli e si diresse direttamente arrivo a Palermo. Io passare dalla Calabria, per l'amor di Dio. Quindi si stava lontani dalla Calabria, era vista come una terra veramente di mostri, di mangiatori di uomini e così via. Il Barrio, ma mo che nel 2011, 12, 13 si parli ancora del Barrio e lo si porti come una divinità, come il Deus ad Dominus della storia, per l'amor di Dio, è vergognoso. Ho voluto fare il passaggio, il trapasso tra gli errori del Barrio 500 passati fa, perdonabilissimi, e le stupidaggini che ancora si vanno raccontando buone pecudum, alla maniera delle pecore. Se la prima pecora cade nel burrone, tutte le altre seguono, eccetera. È inammissibile. Ancora inammissibile quando poi ci domandiamo, ma io dovrei mandare mio figlio a studiare all'università e dovrei far prendere mio figlio dalle labbra di Tizio Caio che insegna a Siena, eccetera, che ha scritto queste corbellerie. Ma com'è possibile? E com'è possibile? Diceva l'amico Focaccetta, parlando dei cospicui beni materiali terrieri dei Mannaggio, che le vie della provvidenza sono infinite. Io vorrei trasferire metaforicamente questo concetto, le vie per arrivare a sedersi su scranni universitari sono infinite e poco. Dovremmo trovare un vocabolo più idoneo. Veniamo a noi allora. Crisa non è mai esistita. Sono stati portati qua per farmi di legge, per farmi dispetto. Questo è accaduto nel 1999. Francesco Antonio Cuteri, archeologo di chiara fama, persona molto molto seria. Poi poverino è stato ammalato un po' grave, adesso si sta rimettendo, ma non può perdere tutto il suo tempo come faceva negli anni passati per l'astrofotografia, per l'archeologia, perché mi insegnate che l'archeologia è il supporto principale, principe, primario dell'astrofotografia. Se vogliamo vedere, sapere se Cristo è esistito, bisognava fare degli scavi. Sono stati portati qui a San Nicola da Pisa, la chiesa di Domenico di Sesta, e poi nella piana degli Strisi per vedere tra Maiarato e Filogaso. Perché dico Filogaso? Perché alcune persone di Filogaso annoverano delle monete antiche molto in ottimo stato di conio, monete d'oro
di età romana, di età imperiale, perché proprio in quella zona, poi i confini tra un territorio e l'altro sono abbastanza labili, quindi può darsi che quello che oggi si chiama Agro di Mairato una volta fosse Agro di Filocaso o Filogato, come lo si vuole chiamare. Lì c'era un astacio. Che cos'era astacio? L'automobile. Uno si perde, fa rifornimento, prende il caffè, a quei tempi si dava biada ai cavalli, c'era il cambio dei cavalli per chi se lo potesse permettere e se no doveva aspettare che i cavalli prendessero fiato, eccetera eccetera. Questa era la stazione. E lì non è stato trovato null'altro che anticapissa, niente, niente. Ma poi, scusate, non c'era bisogno, perché io dico nei miei scritti, in quelle poche notizie redatte su San Nicola da Tisa e anche in quegli articoli pubblicati tra il 94 e il 95, che molto benevolmente, del che io ringrazio, il professore Foca ha citato Crista dove sei? Era all'epoca in auge, in voga, quello, oggi è cambiato il titolo, chi l'ha visto, ma originariamente la Maffai, parlo di una ventina d'anni fa, la vecchia conduttrice, quella, la pioniera, quella che ha iniziato, era proprio dove sei, così si trovava, io prendendo lo spunto. Allora, il più grande archeologo che l'Italia abbia avuto, a cui tutta l'Italia meridionale deve qualcosa, è un certo Paolo Orsi, nato a Rovereto. Paolo Orsi era il direttore, colui che ha fondato, ha fatto costruire nel 1932 il Museo Archeologico di Reggio Calabria, famoso oggi per i famosi bronzi. Paolo Orsi, oltre ad essere sovrintendente della Sicilia orientale, quindi Siracusa, Messina, eccetera, era stato nominato, più tardi nominato senatore, era stato incaricato proprio dal ministro degli affari culturali della pubblica istruzione dell'era fascista di interessarsi pure della Calabria. È venuto a San Nicola da Crisa Paolo Orsi, è a San Nicola di Savibo Valentia, abitava in una casa vicino alla CRAI, dove c'era il vecchio Madonna del Rosario, il vecchio pastificio Nusdeo, una casa. Mattina di lunedì, lui e tutto uno stuolo di studiosi, forse era quello che era, si portavano da Vibo Valentia a dorso di un muro per recarsi a Terina la Vecchia, e sulla scoperta del famoso di Postiglio numismatico, si parla di diverse chili di monete antiche. Oddio benedetto, una volta tanto è passato per l'Angitola almeno un centinaio di volte, che avesse detto, ma scusate, andiamo di là, oppure qualcuno dei suoi accoliti, dei suoi amici, dei suoi compagni, certamente non di molto inferiori per bravura, per cultura, per maestria archeologica, gli avessero detto, oh, maestro, ho mai visto la Latina, ma andiamo di qua, c'è la vecchia chiesa. Io ho sempre pensato che Vito Capialbi potesse non aver parlato mai della vecchia chiesa, ammesso che fosse esistita qualche volta, per motivi di gelosia, sapete, paesi vicini, l'esistenza di Crista avrebbe potuto oscurare, ottenebrare poco poco la nomea della vecchia Ipponio, no? Per quanto Vito Capialbi, io l'ho studiato 2 anni mattina e sera, perché la mia opera che mi piace dedicare a mia moglie scomparsa un mese fa, avevo promesso che gliel'avrei dedicata, gliela devo dedicare. E siccome io sono molto lungo, molto, molto, molto lungo, stavolta la morte di mia moglie, per fortuna no, perché avrei voluto non pubblicarla mai e che fosse viva, però mi obbliga ad accelerare i tempi. Vito Capialbi non ha mai parlato di Crista. Lenormand è venuto, François Lenormand non parla mai di Crista. Lui si chiama... Paolo Orsi non ha mai parlato di Crista e mai si è fatto portare là. Pietro Larizza, l'amico Bruno Congiustini ricorda il Pietro Larizza sindacalista, io ricordo invece il nonno, grande studioso di Magnaveggia, Regino, immagino come, eccetera, non parla mai, 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 i grandi. Oh, se prendiamo Giuseppe Greco, e questo parla di Crista, eccetera. Martini sì, professor. Martini. Aspetta. Se mi fa parlare,
cortesi ascoltatori non si stanno, chi era questo? Nel 1862 viene emanato un decreto da parte del Costantino Mira e il suo la firma, segretario personale di Cavour, il vero motore del risorgimento, perché noi esaltiamo Tizio, Tale, Sempronio, Garibaldi, sì, il risorgimento l'ha fatto pure la contessa di Castiglione, la quale si è lasciata buttare nel letto di Napoleone III perché Eugenia Montijo, la spagnola, la sua moglie, non lo soddisfava, e i parti di Blondi, diciamocelo pure, questa è storia veramente. La contessa di Castiglione era lontana parenta dei Savoia, di casa San Paola, l'ha fatto quello, l'ha fatto Costantino Nero, l'hanno fatto tanti che non sono mai apparsi in fila, oh, l'amor di Dio, senza nulla sminuire, senza nulla togliere a quelli che la storia ufficiale cita. Arriva questo dispaccio che stabiliva, anzi determinava, prescriveva, ordinava tassativamente, una volta fatto l'Unità d'Italia, quindi solo in Calabria abbiamo 5 San Nicola, se non ricordo di Calabria, San Nicola da Crista, San Nicola dell'Alto, San Nicola degli Egisti, eccetera, eccetera. Sì, va bene, abbiamo parecchi. Che tutti i paesi, soprattutto in questo caso, in questo ampio organigramma, prendessero altri nomi perché non si confondessero. E infatti noi troviamo Monterosso Calabro, tra l'altro Monterosso vicino Genova, Vallelonga Centrale, Chiaravalle Centrale per non confondersi con la Chiaravalle provincia di Ancona, e così via dicendo. Mi studiava naturalmente anche per San Nicola. Sì. Bisognava trovare anche un secondo nome. Qualche sprovveduto. E lì mannaggia ci misero qui. Qualche sprovveduto, io non dico chi perché non ero presente. Qualche sprovveduto ha risumato, ha tirato fuori l'opera di Gian Giacomo Martini, il quale, povero lui, era sì, dotto, certo, a quei tempi era dotto. Un ebole faccio ottavo, nel 300 dice Dante era dotto. Sapeva contare fino a 150, eccetera. Tutto è relativo, dipende da che cosa si voglia intendere per cultura. Non ci vuole, l'antropologo nostro Vidocchetti direbbe che ci sono 57 definizioni diverse una dall'altra per definire la cultura. Se a quei tempi nessuno aveva gli occhi aperti, uno che era vecchio, che aveva perso un occhio ed era vecchio dall'altro, era un vedente. È tutto relativo. E allora il problema dove sta? Crista non è mai esistita, mai. Finita la guerra di Troia, finisce secondo il calcolo di Eratostene nel 1184, iniziata nel 1193, finisce nel 1184, 10 anni. Si vuole che l'amico accetta, dice, sbattuti dai venti, dico per motivi, dopo 10 anni le corna parlavano con l'angelo Gabriele. Ad Agamennone era giunta notizia di non mettere piede ad Argo perché lì Egisto con la moglie Clitennestra stavano per fare l'arresto, come poi gliel'hanno fatto, l'hanno ammazzato a colpi di scure nella vasca da bagno. A Pilotete, la cele tessero, senza che aveva uno strumento che costituiva una delle condizioni per la presa di Troia, cioè aveva l'arco di Ercole, era stata detto la stessa cosa. Non andare in Tessaglia, eccetera, eccetera, perché tua moglie, eccetera, eccetera. Allora poi va e si dice che si è approdato qui, Primizza, Caone, l'attuale Gerolo, il Puntalice, e così via dicendo. E tanti altri. Antenore pare che sia venuto perché abbia tradito, la stessa cosa si dice per Enea, e vabbè, vabbè. E quindi questo Crisso, che sarebbe fratello di Panopeo, Panopeo era zio di Epeo, il famoso Fabbrica Tortoli, quello che ha costruito il famoso cavallo di legno, dentro le cui cavità erano nascosti i soldati greci che di notte, fatto entrare il cavallo, avrebbe ceduto. E quindi questo Crisso sarebbe venuto qui. Perdonate il salto pindarico, ma non fuori argomento. Raffaello Molei, nel 1949, che era zio del Molei cardiologo, scrive Polia città greca, un'opera, che dice
che Polia discende, mo, non poteva disturbare Polite perché era l'ultimo figlio di Priamo, di 50 che è rimasto di Priamo. Poverino pure da Fenomone ha dovuto diciamo impegnare le sue meningi per trovare, e ha trovato che un certo che Polia discende da un amico di, come si chiama, un compagno di Ulisse, il quale dopo aver superato le colonne lo stretto di Messina con i mostri infernali di Scilla e Caribe, dopo aver saputo resistere al melodioso, attraente e lusinghiero e seducente canto delle sirene, avrebbe detto a Puglia: senti, ho da fare un bisogno. No, scendi subito e alzavatene perché mi piace. Ma io posso immaginare che uno che non si è arrivato alla quinta elementare, anzi, lo considererei già uno sforzo immane, enorme, ma non uno che voglia propagandare. La verità, sapete dov'è? Uniquo e sum, diceva Martini. Ognuno deve sapere fare, ammesso che lo sappia, quello per il quale ha studiato, per il quale ha dedicato la propria vita. Lo storico deve interessarsi di storia, l'antropologo di antropologia, il contadino di innestare le piante. Non è facile, perché se prendete l'opera Le Georgiche di Madonna, nel secondo libro dà delle lezioni, e Barrone e Reatino, c'è tutto uno studio. Ma voglio dire, ma almeno là possiamo diventare, so perché voglio guadagnare 5 milioni, domani mi danno, che so, di parlare, eccetera, eccetera. No, questa è la verità. Io mi permisi di definire l'amministrazione comunale, una quindicina di giorni fa, l'episodio a cui si riferiva, molto ignorante. Dice ignorante, e come ti permetti tu? E non vedi che il vice sindaco, l'assessore, cammina con due giornali? Sì, ti fa vedere se li legge e se li sa legge. Perché camminare con un giornale non mi pare che sia sinonimo o sia indizio di cultura, perché l'assenza questa sera dell'amministrazione comunale, che io rispetto, per l'amor di Dio, ognuno faccia quello che vuole, quello che sa e quello che può, però, voglio dire, si parla di cultura, ha detto bene Bruno, la cultura non deve conoscere confini politici, eccetera, la cultura va veicolizzata, deve essere patrimonio di tutti. E quindi Crissa non è mai esistito, no, credetemi, non è mai esistito, lo dico io nel 1994. Poi, a me, io non sono stato creduto. Nel 99, una certa Giovanni di Senso Sestito, Illa, famosa, professoressa, sembra quella, chiaro, dobbiamo crederla. E infatti, molti prendono le mosse dalla Giovanni di Sestito, la quale, modestamente, non è che avesse bisogno di me, ma diciamo che sono stato io, che sono andata a trovare l'università, non aveva bisogno di me la sensei, sarebbe arrivata da sopra, ma forse qualche lieve sollecitazione, qualche stimolo, qualche pungolo potrei averglielo, uso il potenziale, averglielo dato io. Apri il cielo, sì, è vero, non esiste questa. Se permettete, se la datazione ha un suo senso logico, 1994, non anticristo, posto Cristo monacomo, mi pare che venga prima del 1999, quando tra, come si chiama, il saputo, le due opere che pubblicò per Robettino, tra Ferini e Sarezzo. Sì, dice, per la mia, questo Cristo non è mai esistito, mai. Bisognava cambiare il nome, qualcuno ci ha creduto. Per esempio, ci ha creduto però l'avvocato Managgio Frigio Memoria, con il quale ho dovuto litigare. Ma lo dice Tizio, ma lo dice Tizio, che significa lo dice Tizio? Perché tutta questa fretta? Perdete 20-30 anni e leggete, che parlo, fiori, maraviglioso, non dico niente, sono stupidaggini. Se parlano di cose opinabili, è vero, cioè nel senso che voi non potete contestarlo. Ma se vi dicono che è lì è nato l'eroe, eccetera, eccetera, per l'amor di Dio. Se vi dicono che c'era abbondanza di piante, come fate voi 500 anni? La pianta può sdraiarsi, può perdersi, può trasformarsi, e quindi tutto pensabile. Come sono nato questo? Che poi tolgo il mio disturbo. L'amico accetta, si parla di malaria, eccetera, eccetera. In un lavoro che
che non ho mai pubblicato, ma che ho pubblicato, l'ho dato ad un amico, al dottore Mimmo Giordano, su Brognaturo. Brognaturo è uno dei siti più antichi che esistano, sì, qui in Italia e credo pure in Europa. Sì, perché attenzione, quando esiste in Calabria un sito, lì sopra è impossibile che esista, perché dobbiamo avere presente perché la culla della civiltà sono stati sempre i paesi caldi, India, l'Australopithecus africanus, già il termine. Man mano che il famoso limite delle nevi persistenti, perché la storia di San Nicola non è avulsa la microstoria dalla macrostoria. Che pensava? Quel grande genio della microbiologia, che è il professor Emanuele Tetti, che potesse trasferire la sua scienza onnipotente, lo dico sinceramente, anche nel campo, dice sono scienziato qua, no! Ha fatto Santo Onofre nella storia che, all'amor di Dio, se solo Marco fa, se piccate, tanto è grosso, se piccate voi siete sotto e non siete pronti ad appartarvi, vi può anche ferire. E l'erosione dello Stromboli è stata una fortuna nel passato per tutta la Calabria, perché prima dell'età dei metalli siamo nel Paleolitico, ma nella prima parte del Paleolitico, perché il Paleolitico si divide in Paleolitico, Mesolitico e Neolitico. Il Paleolitico a sua volta si divide prima e seconda parte. Non c'era coltello. L'uomo, per potersi difendere, per poter scoiare un animale, aveva bisogno di altri tipi di coltelli, cioè della parte di ossidiana che si ricavava facendo cadere una lastra di ossidiana per terra, e la parte, o una delle parti, era sempre la parte acuminosa. Secondo la monasterace, la professoressa Tucci, che non ha niente a che vedere con i Tucci qui eccetera, ma insegna Anna Maria Tucci, insegna di Soverato, ha scoperto dei deposti in mani di ossidiana. L'ossidiana veniva portata dalle isole Eolie eccetera a Vibo Marina, lungo tutto l'arco che andava da Mantea fino a Palmi, Gioia Tauro, poi da lì veniva trasferita nella parte ionica. Era difficile passare per lo stretto di Messina, perché prima che arrivassero i calcedesi, tanto i regini quanto i messani, messine, sempre i calcedesi erano, da lì bisognava pagare, in virtù del principio della tassalocrazia, un pedaggio assai costoso. E allora si sono formate quelle che si chiamano vie istimiche. Locri ha fondato il Pognon, per non passare lì ha creato delle vie istiche che arrivavano fino ai piani della Limina, e da lì poi una parte andava a Metauro eccetera eccetera, a Gioia Tauro, una parte a Medema e una parte a Vibo Valentia. Dove voglio arrivare? Molta parte di questa pietra neolitica è stata trovata nel 1890 dal Foderaro Salvatore, niente a che vedere con il nostro Foderaro Salvatore onorevole degli anni 60 della Democrazia Cristiana. Questo è stato incaricato dal Ministero dei Lavori Pubblici, io sono andato a Catanzaro e anche a Roma a vedere queste libre, è stato incaricato, siccome il fiume Cenare era straripato e aveva rovinato, e bisognava creare un ponticello perché sotto passasse il fiume Cenare e sopra gli abitanti, quei pochi abitanti di Spalla, eccetera, eccetera. Non l'avesse mai fatto, appena ha cominciato a toccare, ha trovato il ben di Dio. Intelligente che era, quindi versato negli studi, ha cominciato a fermare, a broccare, eccetera, eccetera. E molta di questa roba si trova nel Museo Pigorini di Roma. Stiamo parlando fino all'Ottocento, nel 1932 abbiamo detto che Pavosi creerà, fonderà il Museo di Reggio Calabria. Gli unici musei erano due, o quello di Napoli o quello di Siracusa. Anzi, era più abilitato quello di Siracusa per la questione Magnoreca, per i Magnoreci. E quindi, dove voglio arrivare? Voglio arrivare che dove Pino Pireggio aveva una cava, proprio lì sotto, è stata trovata una cuspide di lancia conficcata nella volta. Cuspide di lancia che oggi si trova a Roma, sono stato a visitarla, molta roba. Cioè, il solco tracciato nel corso di millenni
dal fiume Ancitola e servito agli uomini per superare la dorsale appenninica senza eccessiva fatica, certo, comunque riflette che sì, ma la fatica maggiore l'aveva fatto il fiume nel corso dei millenni scavando a pelo, questo ovviamente durante il periodo, perché abbiamo molti, molti, molti resti. E poi paesi come Simbario devono la loro nascita alla cultura. Non è un caso, infatti, io ho di Luigi Grimaldi, gli studi sulla Calabria Ultima Seconda, eccetera, Simbario era piena di querce, ma decine di migliaia di querce, dalla quercia alla ghianda, la ghianda è il cibo preferito dei magari. Non è un caso, Scardini, quando parlavamo di Simbario, parlavamo della capitale della carnesuina qua. Cioè, voglio dire, ma lo dice molto chiaramente l'amico Antonio Focca, il sito nasceva a seconda delle esigenze locali. D'accordo? Segna le esigenze locali, e ci sarebbe molto altro da dire. Lascio la parola perché ho questo vizio di annoiare. Io poi mi appassiono a queste cose. Arrivederci ad altro. Mi pare di non aver dimenticato proprio o nulla. Il fatto di microfono lì è bastata una virgola, se voi spostate una virgola, e ve lo dico subito, il maestro, dice il preside, è un ignorante. Il maestro dice che il preside è un ignorante. Il maestro, virgola, dice il preside, virgola, è un ignorante. Basta che io sposti due virgole perché cambi totalmente, radicalmente il senso. Nel primo ad essere ignorante è l'uno, nel secondo è l'altro. Voglio dire, se poi vogliamo attaccarci al vero, troviamo nell'uomo, ecco, piuttosto ho trovato, e questo poi dovrò chiedere notizie, io mi sto interessando di ebrei, le colline di Giuda, Fia, eccetera, e la presenza di ebrei nel Castel Morato, nella zona nostra, era molto importante. Onofrio Simonetti, a un dato punto, era molto ricco legato a Vito Capialbi. Il suo necrologio di Capialbi è stato affidato a Onofrio Simonetta, eccetera. E sulla navigabilità dei fiumi, io mi avvalgo sempre, no, di Onofrio, eccetera, di Plinio, Naturalis Historia, libro terzo. C'è tutto il ben di Dio, tutto il ben di Dio sulla navigabilità, fermo restando che qui dentro la navigabilità è dovuta a una grande quantità di portata di acqua, cosa che adesso è impensabile. Grazie. Grazie al professore Gallolo. Adesso passiamo all'autore Focaccetta, che è socio della Deputazione di Storia Patria per la Calabria. Le domande le facciamo a conclusione, perché così faranno qualche domanda all'autore. È autore di diverse pubblicazioni, alcune delle quali l'abbiamo ospitato anche sulla Barconata, il periodico edito da Bruno Congiustini. Dicevamo prima che in questo libro, siamo a San Nicola, si parla anche di San Nicola da Crisa, si parla molto della famiglia Mannaccio. Io volevo farti alcune domande in merito, partendo da una. Diceva tutto prima che su Cristo non abbiamo elementi per dire che sia mai esistito, però sulla famiglia Mannaccio ne abbiamo abbastanza da quando sono arrivati, e questi reperti, questa storia, e si dovrebbe conoscere, qualcuno deve conoscere, no? Anche perché stiamo parlando di un paese piccolo. La famiglia Mannaccio qui a San Nicola è stata presente in molte situazioni, una delle quali la fondazione della Confraternita del Santissimo Crocifisso, fondata proprio da Mannaccio, 1669, che cade il 350esimo. Che poi sposò una figlia di Mannaccio. La famiglia Mannaccio, quindi la famiglia Mannaccio è stata sempre, e non è un caso se i Mannaccio da sempre sono considerati crocifissanti per eccellenza, no? Quindi questa è una parte che mi preoccupa, tutte le vicissitudini,
del, del Primo Priore, Vito Dall'Oro de Rocco, come diceva Bruno, come diceva Nico Pallarico. Quindi c'è anche una famiglia che qui ha lasciato il fronte anche Opa. Noi ce la ritroviamo, distanza di 350 anni, no? Per non parlare poi i vari ruoli che hanno avuto all'interno della società. Quindi una ricerca foca che parte da questa famiglia di Franca Villangito che arriva a Milano. Sì. Allora, permettimi di ringraziare te, della Fortunata, Bruno, l'amico Gallolo che hanno accettato di fare questa serata. I presenti che stanno in aula in questa stanza. E quindi innanzitutto voglio dire perché la presentazione a San Nicola. La presentazione a San Nicola nasce da due motivi fondamentali. La prima è che esiste tra Francavilla e San Nicola un certo legame umbilicale legato al mito di Ulisse, alla realtà storica di Roccangito. E poi nasce da dire perché mi ricorda, e poi io fare di omaggio e onore all'amico scomparso l'avvocato Mannaccio, Tommaso Mannaccio. Scusate, purtroppo eravamo legati in maniera. Per quanto riguarda Mannaccio, i Mannaccio erano certamente una famiglia in borghese, impegnata con i suoi giri, le sue cose. E da Francavilla si sposta a Pizzo e non è un caso che il Tranquillo dedichi la sua lettera, lettera dedicatoria. Perché la fa? La fa per un motivo molto semplice, perché esisteva un rapporto di parentela tra il Mannaccio e il Tranquillo, infatti erano un Tranquillo da sposato e il figlio di Tommaso Mannaccio da cui sposato con una Marzano. E Marzano era una famiglia molto votata all'epoca, e quindi per questo rapporto di parentela, secondo me, il Tranquillo dedica a parlare di te, ma non è solo questo il motivo. Il motivo è anche per il fatto che in quell'epoca Tommaso Mannaccio rivestiva all'interno del comprensorio la carica di governatore del potere di Fantano, quindi una responsabilità amministrativa molto pesante. Non era un modo per censare, vediamoci. Perché esiste anche la lettera, la poesia più che altro di Tommaso Mannaccio con cui risponde alla lettera dedicatoria. Ma è un fatto, diciamo, di stuzzi, che si stuzzicava un tetto di vicenda. Premesso questo qua, il Mannaccio, che vengono descritti dal Tranquillo, avevano una discendenza molto antica, addirittura dal Piero Monacio, che con una sola mano riuscì a respingere i Saraceni. Sono delle testimonianze molto aleatorie che esaltano la figura di questo personaggio, però in realtà nulla di che. La parte storica invece arriva negli anni documentata nel periodo tra il 1500 e il 1600, quando un padovano Mannaccio viene sindaco di Francavilla e poi fondatore della mia cappella di Gentilis. Poter una cappella non era una cosa semplice, una cosa è una devozione, fare la cappella, far soffrire, no? Aveva una strategia ben precisa, perché all'epoca i preti e le cappelle, le chiese, erano esempio da tasse, quindi il patrimonio veniva riservato alla cappella, perché il patrimonio non veniva frazionato tra i diversi eredi. E poi quindi il sacerdote, la cappella era sempre un punto di riferimento, una cassaforte in pratica della famiglia. E quindi il patrimonio veniva lasciato al primogenito. Il primogenito in questo caso è Tommaso, che si sposa, sposo da Bono, e la parentela con la Bono non è semplice da spiegare, cioè o meglio, io la spiegazione me la sono data. Cioè da Bono erano imparentati con i Martini. I Martini avevano degli interessi a Pizzo, che esisteva la monaca
Agnese Martini, che voleva fondare un ospedale, un gioco, o meglio un convento di monache, poi dai il suo benestare, poi ne approfittano, la tutelano un certo Gregorio Vitale e Finis, però e quindi i mannaggi sono un po' già defregati, no? Però allo stesso tempo creano, fanno una causa, sia le parlano, come il libro lo dice, il tranquillo lo dice, quando parlano di Piero Francesco Mannaggio, giuriconsulto a Napoli, con il più famoso dei giuriconsulti del Regno, Patrizi, si chiama, era un avvocato che operava a Napoli, però di origini italiane. Quindi è tutta la questione economica, in pratica, la venuta dei Mannaggio a San Nicola. San Nicola trovano poi con dei contestati, perché Bono, la famiglia Boccia, una delle figlie di Bono, sposa Tommaso Mannaggio e l'altra sposa per Conestabile. Esce un'altra causa qua. Comunque sia, a livello diciamo di contrasti della vicenda, le vicende umane che sono all'ordine del giorno. Quindi i Mannaggio poi si affermano, dice tranquillo, per quanto riguarda la cultura giuridica, questo è innegabile. Abbiamo l'elenco dei libri che si esistevano nella biblioteca della Caviglia, non erano molti, insieme erano 80, però già con i titoli si può indicare, avere un'indicazione il tipo di studi che prevedevano, sono giuridici, teologici e anche non pensiamo al Decameron, no? Oggi è un libro che più o meno tutti leggiamo, all'epoca era messo all'indice, lo trovavano al Mannaggio, perché stavano a ricoprire Mannaggio, perché evidentemente aveva una visione, una mentalità molto aperta e quindi l'avevano una penisola. I Mannaggio poi alla fine si dividono, cioè Nicola Mannaggio, Tommaso Mannaggio fa il suo testamento qui a San Nicola e dice chiaramente il mio primogenito Nicola deve trasferirsi a Francavilla, da dove dipende la famiglia Mannaggio. Però, come tutte le buone famiglie, sempre i contrasti, si spostano, si dividono, il primogenito viene a San Nicola, infatti se quello vediamo la genealogia, Nicola si ripete come nome, mentre a Francavilla si ripete il nome Piero Francesco. E quindi anche questo è spiegabile, perché litigano? Litigano per un palazzo che stava la chiesa, l'ex chiesa, in piazza sotto palazzo attualmente Tranquillo, dove c'era la chiesa della Chiesa del Processo. Era il palazzo Mannaggio. Quindi questo lo vendono, poi lo acquista la parrotta, eccetera, eccetera. Quindi nasce il contrasto tra i membri della famiglia e quindi qua si spara, San Nicola si sposta il Nicola Mannaggio, figlio, primogenito di Coso, a Pizzo rimane l'altro fratello Pasquale che diventa arciprete di San Giorgio, mentre gli altri si spostano a Francavilla. Quindi l'idea originale che il primogenito dovesse stare a Francavilla viene salta e invece si viene scontato. Tra le famiglie in pratica poi esisteva un certo rapporto di affabilità e quindi si spiega, per esempio nel testo che pubblica Scipione Mannaggio, cioè che realizza Scipione Mannaggio che non viene pubblicato, in cui nomina Domenico Mannaggio come avvocato e altri funzionari dello Stato. Quindi poi per quanto riguarda il libro il mio sì, ha una sua storia, cioè una sua logica, no? Parto dal Tranquillo, dalla dedica al Tranquillo e analizzo poi la storia di Scipione Mannaggio dedicata al Tranquillo, che è una interpretazione, è una ripaginazione del modo in cui intendeva i vecchi
dei teoremi sulla sua origine, Crissaro, Pangitola e Spragina. Il fatto che il Mannaccio dica che Crissaro non è esistita, ma è esistito, o meglio, che sul piano degli scrissi erano stati trovati dei resti archeologici risalenti all'epoca greca, avvalora la presenza dei greci, della popolazione greca, però non certifica essere esistiti. Quindi la teoria che dice il professore, a livello, diciamo, pratico, da chi non era l'accademia, ma era soltanto uno studioso, un erudita d'occasione, che non si occupava d'altro, non di storia, aveva fissato già questa. Quindi dice che lo Cangito, cioè l'artista, era su un altro piano, se fosse mai esistito un altro piano, perché sono state trovate resti, mentre lo Cangito ha una sua realtà storica che è visibile attualmente. Quindi questa è la prima cosa. Poi, per quanto riguarda il suo impegno politico, ha dato una svolta a Francavilla, la sua compagine urbanistica, anche per esempio la questione della stazione, oppure la lotta che vi era non con Filadelfia, ma con i personaggi di Filadelfia, per quanto riguarda il demanio comunale e poi parlo del Contagito. Perché del Contagito? Questo è il terzo capitolo. Il Contagito in un'epoca in cui è adesso abbandonato, qui si parla anche di comune ogitolano, di gruppo ogitolano, eccetera, eccetera. Dovrebbe essere il fiore occhiello della valle, no? E invece lo vediamo abbandonato. Il Contagito invece è stato un monumento architettonico molto importante. Perché? Perché è stato il primo ponte, uno dei primi ponti realizzati in Italia con una certa tecnica già utilizzata dai romani, cioè il cemento a presa diretta nell'acqua. E poi è stato costruito nel 1845 e poi venne inaugurato nel 1848. Quindi la fase ed è importante per questo motivo qua. E poi perché si collegava alla via Reggia, cioè la via Reggia che andava partiva da Napoli e arrivava a Reggio e si deviava poi per il Mongiano, la 110. La 110. Poi saliva per sotto lo Cangito, in pratica raggiungeva Maierato, passava gli Scrisi e poi arrivava qui sotto Cangito. Da dove avveniva la confluenza? Questo è un problema, non sono ancora riuscito a trovare, perché poi c'era la questione della strada dei francesi. La confluenza, cioè noi abbiamo la via Popilia o Annea, come dir si voglia, che arriva a Da Torres, sarebbe a Conia, va dopo la Lezia, e poi prosegue per Nicotera lungo la statale 522, eccetera. Volevo sapere dove veniva proprio la confluenza, perché all'epoca stiamo parlando di la trasformazione del territorio è difficile di trovare. Sì, per forza. Ma per chi che non ce ne sia, non esistono, oppure se esistono, via dove sono. Quindi bisogna fare un lavoro molto generale. Ma nemmeno è affidabile, perché come dice lei, porta soltanto queste stazio difficili della costa. La trasformazione dei luoghi non consente. Quindi, partendo dal Contagito, che poi è stato inaugurato con il Passò e Ferdinando II Borbone, quando venne qua in zona, però alla fine è stato abbandonato perché le trasformazioni tecnologiche non corrispondevano in pratica al modo in cui è stato costruito all'epoca, no? Cioè, il carico non era, corrispondeva anche alla portata della costruzione. L'altro capitolo è dedicato agli inediti di mio zio, che parla su Francavilla, in cui si può dire che è un personaggio su generis, no? Nel senso che non è un libro fatto, non un libro, sono dei volumi, sono sette volumi in totale,
fatto in contrapposizione al Mannaccio. Cioè lui parla, il Mannaccio parla certamente in generale, non va in un particolare, mentre qua questo tipo, Petrocca, si chiama Petrocca, va invece sul particolare. Cioè la storia è fatta di particolare, non del generale. Quindi analizza il linguaggio, il modo di vestire, gli usi e i costumi del paese, e c'è nella sua esposizione dà molto, molto risalto alle famiglie. Le famiglie che sono aneddoti, realtà storiche, documentate, fantasie. Però l'importante è che lui fissa è il ricordo, la memoria, cioè un paese in cui non c'è memoria non ha storia. Questo è il senso del suo discorso, indipendentemente se viene accettato o meno. L'ultimo capitolo invece riguarda l'annessione di un tesoro a Via Nervi. Sembra una questione marginale, però si può essere collegata benissimo alle lotte che sono adesso per l'annessione per i paesi, no? Per le revisioni amministrative. Ma in questo caso nell'Ottocento non avveniva, perché c'erano esigenze economiche, convergenze tra le due località. Beh, avveniva e è avvenuta per convergenze, non per convergenze, per divergenze delle reti locali. Cioè in pratica, nel momento in cui all'epoca c'era sempre il Mannaccio, la Libere Mannaccio che aveva partecipato alla spedizione dei Mille, era un carbonaro molto attivo, molto legato alle condizioni delle classi più deboli, voleva dare tutto il demanio ai contadini. Il demanio in pratica non soltanto quello di Francavilla, come quello di Francavilla e quello di Montesoro, che è un paese non abitato distante da Francavilla, che però questi territori erano tutti in pratica vicino a Filadelfia, quindi proprietà, volevo in pratica quello dei filadelfiesi. Le famiglie avevano attenzione su questi territori, no? Nel momento in cui il Mannaccio dice io lo voglio dare, chiedete il governo, dice no, qua bisogna fare qualcosa, e quindi fanno la richiesta con rivolta al sovrano dicendo che l'amministrazione di Francavilla non ci sta contratti per i Montalessini e Montessorini non hanno cattiva amministrazione, eccetera, eccetera. E in primo tempo viene respinta questa questione. Poi, siccome ci entra in gioco la massoneria, che di cui Serrao era un massone della Repubblica di Filadelfia, eccetera, eccetera, sì, la questione viene un po' ammorbidita per quanto riguarda Francavilla, e quindi passa, Montesoro passa a Filadelfia. Passa a Filadelfia dicendo che tutti i problemi sarebbero stati risolti. In realtà sì, i problemi sono stati risolti, ma i problemi della classe dirigente, cioè sì, sono divisi il patrimonio demaniale senza aiuto. E questa è in pratica la conclusione. Voglio soltanto leggere l'incipit della mia. Io non faccio delle presentazioni, delle premesse, lascio all'autore, al lettore la capacità o il diritto di esprimere poi lui un suo giudizio sull'opera. Do soltanto una dei punti focali, che la voglio leggere così. Allora, con il nome di Maestro del Drago è conosciuto un piccolo centro della provincia di Vico, Francavilla in titolo. Tale denominazione, giustificata da toponimi e idronimi esistenti sul territorio dalla conformazione urbana, perché urbano il paese dalla dicotomia serpente infernale patronato antiofidico del santo patrono, è relazionato con la memoria collettiva, formalizzato nel passato in occasioni particolari, utile a riscoprire le radici della comunità, a lievitare l'espressione della propria identità
nella globalizzazione della società e a comprendere il senso della storia. Quindi, come vedete, sono dei saggi affiancati dai documenti che io metto e che riguardano la rivoluzione dell'identità, meglio della concezione dell'identità locale, Francavilla, e poi tutto dell'agito, per comprendere il senso della storia, nel senso che la storia può essere interpretazione, è sempre un'interpretazione soggettiva e mai oggettiva, perché il documento purtroppo è il documento è oggettivo, però l'interpretazione è sempre soggettiva. Grazie. Grazie. Questa è una parentesi brevissima per chi è innamorato in qualche modo di questa nostra storia locale. Allora, il Mannaccio e San Nicola da Crisa sono arrivati nel 1811 in virtù di un matrimonio che Nicola Mannaccio, proveniente da Francavilla Angitola, fece con la figlia di Antonio De Rocco, da loro. Allora Antonio De Rocco, colui che ha fondato la confraternita. No, questo dicendo, non la fondazione, è il priore che ha richiesto la statua del Santissimo Crocifisso a Napoli. Anche perché Vitantonio De Rocco è stato priore della confraternita dal 1796 al 1817. Quindi, perfetto, in questo senso. In questo senso. Colui che ha dato, diciamo, vita alla confraternita, ma non solo, era una massima massa di tutta la vita sociale, economica, religiosa, perché la confraternita è nata nel 600, ovviamente non con dal 500, ci mancherebbe, ma ripeto, questo matrimonio sul libro dell'avvocato Mannaccio c'è tutto, di questo non c'è. Della confraternita, no, pure della famiglia Mannaccio, quando parla la famiglia Mannaccio, quando è arrivata a San Nicola non lo dice. Però un'attenzione a una cosa, se noi condanniamo il Tranquillo perché esagera, perché è un'opera apologetica, non dice il titolo suo eccetera, io andrei ancora molto cauto anche con l'opera dell'avvocato Mannaccio. Cioè io direi l'avvocato Mannaggio mi fiderei solo se mi scrivesse qualcosa che non abbia a che fare con la propria famiglia. Cioè diciamoci la verità, la passione, il sentimento ti trascinano, ti portano a falsare inevitabilmente la realtà. Totò, professore, congiuntamente la lutta, chi si ricorda più? Senza nulla togliere la ma è inevitabile. Allora, siccome io parente non sono di Mannaggio, né sono conosciuto come uno che tira la volata a qualcuno, sì, in qualche modo. Questo, la mia storia parla semmai in senso opposto. Super partes. Io dico questo perché questo dicono gli atti dello Stato. Sì, per quanto riguarda, io dico in genere, l'opera del Mannaggio va vista cum grano sans. Va bene. A parte il giudizio, io voglio riferirmi poi certo, anche il mio giudizio, ma non lo voglio dare qui per una serie di ragioni di brevità, perché non dobbiamo esolare dal tema aperto vicino. Io voglio, siccome questa data non è venuta fuori per una serie di ragioni, giusta, e credo che sia interessante per l'uditorio e per il paese che si sappia con esattezza quando è arrivato qui il primo Mannaccio. Il primo Mannaccio è arrivato in occasione di questo matrimonio nel 1811, punto. E questa è storia, e nessuno punto può computarla. Prima vi erano i Mannaccio a San Nicola, in quanto proprietari terrieri, residenti a Francavilla Angitola, però. Ed erano Scipione e Annibale. Poi, ripeto, stabilmente a San Nicola arrivò nel 1811 Nicola Mannaccio, che sposò la figlia di Vitantonio Carlone De Rocco.
E la casa dove ultimamente, dove morì Don Nicola Mannaccio, qua in via Mannaccio, è la casa che diede Nicola, che diede Vito Antonio per l'ore di Rocco ai Mannaccio, alla figlia, in dote. E poi si trasmise una parte di proprietà dell'Agri, del fondo Agri, una parte proviene dall'eredità di Vito Antonio per l'ore di Rocco. Conclusione, questo Nicola Mannaccio sposò la figlia di un proprietario consistente di San Nicola Crisi, oltre che per la fama di cui dicevamo prima, per aver ordinato la statua che ci fosse a Napoli, eccetera. Si andava a Napoli. Ora, questa è in breve uno spunto. Se poi un'altra sera vogliamo approfondire la presenza, i ruoli sul piano politico, sul piano amministrativo e il loro ruolo nella confraternita del crocifisso, parliamone, io sono qua e dirò la mia. Come pure da prendere con le pinze l'opera della, come si chiama, della felice memoria del prese Canovazzi, perché lui essendo stato per lunghissimi anni priore, come l'avvocato Mannaccio priore, è chiaro, cioè la zona la devono scrivere gli altri. Terza persona. Per quanto, per l'intervento fatto egregiamente al professore Galloro, noi possiamo documentare con documenti che a primo caso è stata rinvenuta una notevole quantità di monete latine. Abbiamo il processo, le monete latine, perché poi queste persone poverine sono state denunciate, querelate. Era presente Luciano, che morì un anche Mastro Luciano, e queste monete si trovano al Museo di Reggio Calabria, quindi non è una cosa che uno non può verificare. Nella stessa zona di Filocaso è stata rinvenuta una ampola greca, dicono gli esperti, io posso essere greco o latino, non è cosa mia perché non è il mio mestiere. Questa è stata depositata in custodia alla famiglia Murmura con tanto di delibera e via dicendo. Anche questa documentata per chi si interessa di questo, di questa materia. Invece nella zona di Monte Santi o Madonnera, più sotto Monte Santi, è stata rinvenuta molti anni fa da alcuni nostri contadini un bassorilievo, una testa in bassorilievo, pare, dicono gli esperti, di origine di manifattura greca. Punto, mi fermo qua perché io non sono esperto nella materia. Ma la Calabria è stata, ma la Calabria è stata buona parte sotto il dominio Mario Greco, ma questo esola da Cristo, cioè sono due argomenti abbastanza distanti. Prima di, prima di passare agli interventi del pubblico, un dato storico che ci riguarda, Bruno diceva 1800, prima 11, prima primo Mannaccio a San Nicola, il primo Mannaccio, priore della confraternita del crocifisso, è stato Don Vito Antonio Mannaccio nel 1859, quindi a distanza di 40 anni, diciamo, questi si sono entrati parte. Vabbè, ma questa è storia. Hanno dominato la storia economica sannicolese, economica, commerciale, sociale, religiosa. Ne possiamo discutere in un'altra occasione, anzi ci dà lo spunto. Anzi, se stiamo ancora qui a parlare di tutta l'importanza e come voler sminuire, come non riconoscere, uno si domanda, perché ancora la storia, da quando sono venuti i Mannaccio, la storia di San Nicola ha preso un'altra piega, è stata regolata, modificata, modellata, plasmata, elaborata proprio dalla famiglia Mannaccio. Tanto stesso che nell'arco dell'Ottocento, da dopo sono venuti, quindi dopo l'811, questa famiglia ha ricoperto per parecchie volte la carica di sindaco di questo paese, sono stati nell'arco dell'Ottocento 5 o 6 Mannaccio, a incominciare da Domenico Mannaccio nell'814,
Vito Antonio Mannaggi, Celestino Mannaggi, Vincenzo Mannaggi e qualche altro che non ricordo in questo momento, per dire che questi qua insomma hanno scritto bene o male, hanno scritto. Ma ci mancherebbe, nel 1873 l'ingegnere Palmieri da Venezia riceve l'incarico del tracciato della strada, eccetera. La statale 119 chi non lo conosce. Quindi penso che sia stato esaustivo la relazione di Foca, anche il carrello che avrebbe dato. Potresti aggiungere. Qualcosina potresti aggiungere. No, non posso lo fai aggiungere. Non lo fai per modesti. De Mannaccio nel 1551 era questo Mannaccio, è stato uno dei co-testimoni alla fondazione della parrocchia della chiesa di Capistrano, proveniente da Montesanto. Questo era questo Mannaccio. Altre domande, Mimmorone, Mimma, su un fratello del crocifisso credo che allo stato il testo la tenere presente sia quello del mio avvocato. Eh sì, non c'è altro. Quello che è scritto là su quel libro. Che questi due missionari venuti padre da Tropea, Rocca e padre da Tropea, ma non so chi dove erano. Ecco, questi due missionari. Venuti qui per riscattare questa società, questa popolazione che si era schierata in passato contro la Chiesa, sono venuti qua e hanno fondato questa confraternita di penitenti, intitolata Santissimo Crocifisso, e quindi tutto è scritto nel libro dell'avvocato Mannaggio, abbastanza chiaro. Al di là di quello che diceva dottore, che sottoscrivo, ma il lavoro è sulla confraternita è un lavoro abbastanza serio. Sì, sì, sì. Perché era stato uno dei primi a tradurre lo statuto sì. E anche le prove del 20 anni passa. Poi è scritto a mano. A mano. Dice lo Mascio. Andrea Pere. Tu punta. Ma questo è un vizio dottor, di tutti. Diciamo. Sì, di sì. Tutti sì. Siamo famosi, dai. Perché scrive il preside Carnovale e mentre la giunta, sicuro. Scrive l'avvocato Mannaggi e mentre la giunta. Scrive l'altro nostro comune amico e ci mette sempre i familiari e quindi la giunta. Insomma, scrive Mario. No, Mario, perché spiegamo che cos'era la quando mensuravano con la mezz'ora, ramo, indiano, lucchino, che è, allora si inizia la mezz'ora. Sì, e poi si aggiunge alla giunta. Ma ci prendi come bisogna. Allora, rimaniamo in tema, prima di concludere se non ci sono altre domande. Come fatto già ieri alla presentazione del libro di Davide Piccherà, anche oggi la Barconata Filippale International Club TV vuole omaggiare l'autore del libro. Ci siamo impegnati e lo faremo anche con gli altri successivamente, quindi consegneremo a Foca Cetta un attestato per il suo impegno nel promuovere la Valle dell'Angitola attraverso la sua ricerca e per averci regalato un momento ricco di cultura con la presentazione del libro nel memoria del Drago. Grazie di essere venuto e grazie a voi per passare con buona bella serata, al di là del numero. No, che diciamo che